lifetime in review. Quella mossa non è valida. È una variante europea. L'arrocco. Interessante. Ma non è proprio corretto giocare con regole diverse dall'avversario. Potreste non pensarla così quando sarete sultano. Lo rimetto a posto? Sulmano, so che è stata dura per te vedere tuo padre e me litigarci il trono di Bayezid. Il nonno ha scelto voi e la sua parola è legge. Non vedo cosa ci sia da discutere. Tuo padre e io eravamo uniti un tempo, ma la crudeltà e l'ambizione l'hanno... Ho udito quanto si dice, zio. Bene. Ho un incontro con i visir a breve. Continuiamo un'altra volta? Quando vi aggrada. Ezio. Tariq ha venduto armi a uno spilorcio locale. Manuele Paleologo. Paleologo? Che suono sgradevole. L'ultimo imperatore bizantino era Costantino Paleologo. Se il suo erede sta armando qualche sorta di milizia, il conflitto si intensificherà. Tariq conosce la destinazione dei fucili. Se lo trovo per primo, posso seguire le armi fino ai bizantini. Lo troverete con i suoi giannizzeri alla caserma. Ma se volete avvicinarvi, dovrete diventare uno di loro. Non è un problema. Bene. Ottenete le informazioni e poi... uccidetelo. Ne siete certo? Ma avete detto che Tariq e vostro padre sono amici, Sulimano. Questo è vero, ma un simile tradimento nei confronti di mio nonno merita la morte. Intesi. Ezio vuole interrogare Tariq Barleti per scoprire dove si trova l'esercito templare. Per avvicinarti a Tariq, travestiti da giannizzero. Assassina un bersaglio da un nascondiglio. Perfetto. Allora, dove però? Ah no. Hanno fatto una bella partita in scacchi, lo zio e il nipote ha usato una variante europea, l'arrocco, che già, vedete, già ai tempi di Costantinopoli il rocco era famoso per le sue varianti. Le scorciatoia. Oppala. Enzela.
Selim, lui sì che ci capisce. Bizantini, mamelucchi, safavidi. Solo lui ha il coraggio di affrontare questi pericoli. È vero, Selim è un guerriero, come Osman e Maometto. Allora perché il sultano ha preferito un gatto a un leone? Notizie funeste, cittadini di Costantinia. Ahmed ha lo stesso temperamento pacato del sultano. È caduto per mano. Ho paura che siano troppo spogliato dei suoi indumenti. Dovrete riferire di qualunque attività sospetta. E la sventura colpisca colui che ha ucciso il nostro beneamato giannizzero. Questo nemico della civiltà va trovato e assicurato alla giustizia. Dio benedica il sultano. Se vedete qualcosa, benedica i giannizzeri. Parlate. Vogliamo gente come voi qui. Prendetelo. Vergogna! Non ti vogliamo! Mi levo basta! Subito dai piedi! Mi levo subito dai piedi! Smettetela! Mi levo subito dai piedi! Vattene via, maledetto parassita! Perché Ahmed resta in città? Sa di non essere gradito. È come una falena che gira attorno a una fiamma. Aspetta solo che suo padre muoia per poter salire sul trono. Ho saputo che ha offerto a Tariq del denaro in cambio della nostra fedeltà. Dio lo maledica! E Tariq che ha fatto? Fratelli, uno dei nostri è stato assassinato e privato degli indumenti meno di un'ora fa. L'hanno abbandonato come un cumulo di rifiuti. Occhi aperti quando vi muovete per quelle strade. Qualcuno intende colpire nel nostro nome. Dobbiamo essere pronti. Conosci il figlio minore di Selim? Il principe Solimano. Non personalmente, ma l'ho visto. So che è un ragazzo non comune. Non un ragazzo, ma un giovane uomo capace, con una mente brillante. Assomiglia a suo padre? Le forze di Selim si sono ritirate a Varna. Perdite consistenti. Incredibile, non è vero? Prego che la cosa si concluda in fretta. Già, ma con quale esito? Ehi, fermatevi, è un ordine! Non saprei. Il mio cuore parteggia per il sultano, ma la mia testa sta con Selim. Raccogliere le tasse dai mercanti del quartiere. Fermatevi! Tariq, un messaggio per te. Perfetto. I fucili sono arrivati in Cappadocia, dove staziona l'armata di Manuele. E i nostri uomini sono ancora con lui? Evet. Ci contatteranno quando i bizantini si muoveranno. Li incontreremo appena saranno a Bursa. Tutto va come previsto, Effendi. Evet. Per una volta. D'accordo. Oh.
Quello mi pare. Fermo! Che sorte beffarda. Questo è il risultato delle indagini di Solimano. Eri in combutta coi nemici del sultano. Che cosa speravi di ottenere da tanta perfidia? La colpa è mia. Non il tradimento, ma l'arroganza. Preparavo un agguato. Intendevo colpire i templari bizantini dove si sentivano più sicuri. Sei in grado di dimostrare quanto affermi? Guarda, qui. Questa ti condurrà dai bizantini in Cappadocia. Annientali, se ci riesci. Hai agito bene, Tarik. Perdonami. Proteggi la mia patria, assassino. Nel nome di Dio. Redimi l'onore che abbiamo perduto in questo scontro. Ti prego, Dio, lasciami vivere. Meglio fuggire di qui, presto. Oh, per pietà, non uccidetemi, vi prego. Vi piace Dante? Un inferno assai affollato, quello che descrive. Oppositori politici, gente che gli aveva fatto torto. La sua penna taglia quanto una lama. Sì. Un modo sottile di ottenere vendetta. Ezio, intendo recarmi ad Adrianopoli fra qualche settimana per visitare una nuova stamperia. Sarà divertente. Sta a 5 o 6 giorni di cavallo da qui e mi servirà una scorta. Prego. Oh, scusate, siete un uomo impegnato. Sofia, mi piacerebbe molto accompagnarvi, ma non ho molto tempo a disposizione. Questo vale per tutti noi. Bene, posso tentare di risolvere l'ultimo codice, ma entro sera ho una commissione da fare. Aspettereste un giorno? Che cosa vi serve? È stupido, ma un mazzo di fiori freschi. Tulipani bianchi, per la precisione. Vi porterò i fiori. Nessun problema. Siete certo? Sarà una piacevole distrazione. Bene. Troviamoci nei giardini a est di Santa Sofia e faremo lo scambio. Fiori per informazioni. Sembrate un uomo con denaro da spendere. Che cosa vi serve, amico? Tulipani, bianchi, se ne avete. Ah, tulipani! Perdonatemi, ma li ho finiti. Qualcos'altro, magari? Non ho bisogno d'altro, purtroppo. Va bene, sentite. Forse so dove trovare dei tulipani freschi. Aspettate qui il mio ritorno. 1 ora, 2 al massimo.
Non intendo aspettare un'ora. Come sta tuo fratello? Ragazzi, mi sto annoiando. Perché non andiamo a stuzzicare quello stronzino? Zafer potrebbe storcergli dei soldi mentre io perquisirei la moglie. Abbiamo finito di storcere. Ma che sta facendo? Un acce o due, così che possa comprare del pane. Dovete aiutarmi, sono per... Vi prego, accettate le mie scuse, Fanny. Un po' di carità. Condannato per omicidio, spionaggio, contraffazione e truffa. La sublime porta dichiara i suoi beni confiscati e i suoi lotti nel Gran Bazar posti all'asta. Ci è giunta notizia di gravi disordini. Ora mia moglie vorrebbe... Ok, andiamo. Eccola lì. E questo cos'è? Un dono. Sedete. Che belli, grazie. Volevo ringraziarvi per il piccolo ruolo che mi avete concesso nella vostra avventura. Un piccolo ruolo basta e avanza, credetemi. Siete un mistero, Ezio Auditore. Mi dispiace. Non è mia intenzione. No, va bene. È affascinante. Sembra squisita. Oh, grazie. Che mi dite del codice finale? Ah, il codice, sì. L'ho risolto diverse ore fa. Lo avrete molto presto. Ok. Olè, 100%. Molto bene ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.